Gianmarino editore, Gino Gianmarino. Gino, prima edizione in un contesto straordinario, c'è un radicamento culturale dell'editoria al sud di questo paese? Diciamo che c'è una risposta non a livello competitivo con i grandi saloni di Torino, Milano, di Roma, ma c'è il tentativo di riportare almeno la cultura del libro a Napoli, diciamo in una cornice sia ambientale che sistema di accoglienza per il turismo oltre che per i napoletani. Presidente, possiamo considerare questa iniziativa una forma di ribellione culturale della città di Napoli rispetto all'editoria nazionale dilagante? Sicuramente è un'iniziativa di grandissima importanza. Noi come Ordine dei Giornalisti siamo stati presenti al Salone del Libro di Torino, che è sicuramente il salone più importante come rassegna libraria, perché pensiamo che oggi il giornalismo abbia bisogno della parola pensata e quindi incentivare il consumo di libri significa anche recuperare la cultura tradizionale del giornale stampato che rischia di scomparire. Alessandro Polidoro, editore ma soprattutto Deus Ex Machina di questa straordinaria iniziativa, un evento che è antesignano di qualcosa che durerà nel tempo. Credo proprio di sì. Insieme con gli editori Guida e Roggiosi abbiamo lavorato duramente, posso dire, con fatica gli ultimi 12 mesi per realizzare un evento che è stato poi assegnato nella sua qualità dai napoletani, che sono stati loro a decretare il successo di questo Salone del Libro. Noi tre insieme abbiamo ragionato e abbiamo fatto, credo, un'offerta culturale molto importante, 4 giorni in una sede storica molto importante, con circa 220, ma poi come abbiamo sempre detto, la parola spettava ai lettori, ma soprattutto ai napoletani. Siamo allo stand delle edizioni Le Parche di Marco Bartiromo. Marco, la particolarità della tua casa editrice è quella di dare spazio a giovani scrittori? La maggior parte sì, sono tutti autori esordienti, no, per la maggior parte. A parte qualcuno che, tipo come Antonio Rosselli, che è uno studioso... Un antropologo, e comunque nel libro Festa Notturna che ha scritto comunque c'è un saggio storico. Diego Guida, un evento importantissimo, prima edizione, il contesto è straordinario, complesso monumentale di San Domenico Maggiore, afflusso straordinario, quindi c'è fame di cultura a Napoli? C'è fame di cultura legata però ad un contesto e ad un progetto. Ecco, noi siamo particolarmente soddisfatti di questa edizione perché il messaggio che abbiamo immaginato di lanciare e che abbiamo lanciato è quello di riuscire a dimostrare che Napoli è ancora più vivace, non è seconda a nessuno e può essere effettivamente un riferimento anche perché non per un momento dedicato esclusivamente al libro.